Con Marco Vargio qui a Aula 6, presidente dell'omonimo motoclub, organizzatore assieme al comitato Santa Maria di questa bellissima manifestazione di Ape Gincana Show. Marco, come andate? La Ape Gincana qui a Aula 6, la seconda edizione, è andata benissimo. Abbiamo avuto un bellissimo pubblico, all'incirca dalle statistiche stavano dicendo sulle 1200-1300 persone, l'ingresso libero, abbiamo avuto le offerte da parte della gente e poi, siccome la manifestazione era per la festa di Santa Maria, abbiamo venduto anche i biglietti, la lotteria e comunque è andato tutto bene. La gara si è svolta alla grande e hanno partecipato a quattro categorie di api: la categoria 100cc, 130 e 130 evo e i prototipi. I prototipi sono categorie di api modificate. La categoria 100 è stata vinta da Piseddu, che ha avuto la meglio su Agus. La categoria 130 l'ha vinta Congiu, la categoria prototipo l'ha vinta Agus Emanuele di Escalaplano e la categoria 130 Evo l'ha vinta Deiana. Oggi abbiamo avuto il piacere di vedere i commissari di percorso, come noi li chiamiamo nelle moto e anche nei kart, tutti questi ragazzi attorno alla pista prontamente a dare una mano alle api che si rovesciavano o che erano in difficoltà. È capitato di vederne molti veramente, veramente in gamba, bravi. Sì, dobbiamo ringraziare i nostri ragazzi che sono stati veramente bravi e quando vedevano incidenti in percorso raggiungevano subito il mezzo e lo rimettevano in strada. Siamo qui a Aula 6 per una gara di Ape Gincana Show con Mirko Cireddu. Mirko. Buonasera, è stata una bella gara, un po' difficile la partenza, però abbiamo recuperato nel miglior dei modi, è stato perfetto. Tu hai corso nella categoria? 130 Evo. Con chi ti sei dovuto scontrare? Ho avuto uno scontro con Carlo Pili e poi avevo dietro Mauro Piseddu, che ha cercato di seguire, però sono stati distacchi, non è riuscito a sorpassare. Della tua, è modificato qua. E allora monta una preparazione Falk Racing, un 135 in alluminio che eroga 30 e passa cavalli, già 35 cavalli. Il percorso di oggi? Pensavo peggio, poi dopo ho fatto il primo giro ho già visto che potevamo andare meglio. All'inizio era un po' faticoso. Le vostre gare sono sempre su terra o andate che su asfalto? La maggior parte è su terra, poi abbiamo fatto delle gare a Tertinia su asfalto. Solo che io ho partecipato una sola volta e mi è andato male, problemi di motore. Il piazzamento di oggi com'è? Ma l'ho preso senza nessuna difficoltà, diciamo. Ho girato anche abbastanza piano e sono riuscito a prendere il primo posto in partenza. Qui a Lassa hai anche Emanuele Agus. Emanuele, com'è andata la gara? Ma tutto sommato bene, sinceramente. Dalle coppe che hai in mano, deduco che hai vinto qualcosa oggi. Mi sono preso i migliori tempi della categoria 100, poi in gara ho fatto il secondo posto. E poi il miglior tempo assoluto con il prototipo, anche primo di classe del prototipo. Emanuele, il percorso di oggi come lo giudichi? Bellissimo, bellissimo. Una pista abbastanza larga, c'erano diversi punti d'attacco di sorpasso e andava gestita comunque, anche perché attaccava molto, il grip era tanto e ci sono stati diversi capottamenti. Ma tutto sommato una bella pista, complimenti a chi ha organizzato. Pubblico bellissimo. Il contatto con il pubblico oggi l'ho visto molto numeroso. Io sinceramente non ho mai visto una gara del genere. Com'è col pubblico? Oh, il pubblico influisce tantissimo, anche perché poi comincia a conoscerci, corriamo da diversi anni e quindi influenza anche, ti dà anche un po' di adrenalina quando entri, perché sino io dopo tanti anni che corro, sempre dopo prima di entrare in gara c'ho sempre un po' di tremarelli e adrenalina. Quindi. Emanuele, nell'immediato avete altre manifestazioni di questo livello? Sì, purtroppo non posso essere presente, che domani ripartono in Svizzera e
vinca il migliore a Orroli, e poi se saranno bravi ne faranno una il 27, che ho una settimana di ferie e torno, e poi spero di poter partecipare. E sabato non vincerò. Mauro Pesedo qui a Ulassai. Mauro, oggi è andata abbastanza bene, ho fatto un primo posto e un secondo posto, il primo con la 100 e il secondo posto con la 130 Evo. Diciamo bene, dai, bisogna che accontentarsi. Mauro, il percorso com'era oggi? Ma diciamo che andava bene, c'era da combattere, però è andato. Mauro, il contatto con il pubblico qui a Olasse è molto numeroso. Sì, abbastanza bene, siamo contenti. Vi carica di adrenalina il pubblico? Sì, abbastanza, quando si parte è la prima cosa. Le vostre manifestazioni di App e Gincana le fate sempre in paesi, in occasione di feste, o avete un campionato anche? Abbiamo anche un campionato, stiamo organizzando per migliorare sempre di più. Mauro, quanti siete quando vi spostate voi con questo piccolo campionato? Alcuni numeri. In media una trentina più o meno, un 30 app siamo. Quindi è garantito lo spettacolo? Sì, pensiamo di sì, naturalmente. Ha qualcosa da aggiungere il nostro amico? Sì. Sì, corriamo in quattro categorie diverse, la categoria 100, la categoria 125 e la categoria 130 Evo, poi a finire i prototipi. Mediamente siamo sulla trentina di api, suddivisi in quattro categorie, ci diamo prima tutti i giri a tempo per stabilire le posizioni della griglia di partenza, poi ci facciamo le batterie di eliminazione e le batterie di finale. Con i prototipi ancora per problemi di sicurezza non stiamo correndo in batteria, ma in gare singole con due o tre giri alla volta e ci prendiamo i tempi. E poi invitiamo i paesi a chiamarci, a contattarci per fare altre manifestazioni un po' dappertutto. Noi chiediamo un rimborso spese e via. Bravo Emanuele, mi hai anticipato. Ad un comitato magari delle feste, voi cosa chiedete per venire in massa per fare questo tipo di manifestazione? Per aiutarci nei trasporti ci stanno dando 40 euro di rimborso viaggio a noi, e poi alcuni paesi ci mettono dei premi, alcuni come questi ci hanno dato una premiazione in soldi, ci aiuterà a farci cilindri, qualcuno ha rotto un cerchio, un semiasse, un primo posto ci danno 150 euro, un secondo 100, un terzo 50. È poco, ma essendo tutti disoccupati ci aiuta tantissimo. Emanuele, il terreno per fare questo tipo di manifestazione quanto deve essere grande? Almeno un campo sportivo, 5.000 metri quadri è sufficiente, se è di più possiamo fare delle belle piste, così anche i prototipi che hanno delle velocità più alte possono divertirsi e sfogare i cavalli, se no un campo sportivo è più che sufficiente. Emanuele e Mauro, il pubblico oggi vi ha seguito veramente con calore, con grandissimi applausi, complimenti a voi per lo spettacolo che avete offerto e al pubblico che vi ha seguito anche, e grazie anche al paese di Ulassai e alla festa di Santa Maria che vi ha ospitati. Grazie al pubblico andiamo avanti, Ulassai poi organizza per bene, non chiede neanche un ingresso perché loro sono uniti, fanno una raccolta di soldi e sostengono le spese. Come ieri sono riusciti a pagare il freestyle, c'erano i campioni italiani, oggi ci siamo noi, felicissimi.